Le tecnologie sviluppate nella fisica delle particelle sono utilizzate con successo in medicina per la diagnosi e la terapia. La radioterapia convenzionale e l'adroterapia sono terapie per il trattamento dei tumori che utilizzano fasci di particelle. Nel primo caso fotoni o elettroni di opportuna energia, nel secondo protoni o ioni, detti adroni. Con impulsi laser estremamente brevi, da microsecondi a femtosecondi, di media o alta intensità, si possono ad esempio polverizzare i calcoli renali, depilare la pelle, rimuovere piccoli trombi dai vasi sanguigni o curare i denti. In altri casi, invece, si sfrutta l'interazione della luce con agenti chimici, localizzati solo in alcuni tessuti del corpo, ad esempio per distruggere cellule tumorali. A questi sviluppi hanno contribuito anche i progressi delle tecnologie di diagnostica per immagini, consentendo una maggiore efficacia e una riduzione degli effetti collaterali. La risonanza magnetica nucleare è una tecnica di indagine che consente di ottenere immagini dell'interno di oggetti o esseri viventi. Nella sua applicazione medica può produrre immagini dei tessuti e degli organi del corpo umano, mappando la concentrazione e la posizione delle molecole contenenti nuclei di idrogeno, come il grasso, le proteine o l'acqua. La PET, il cui nome è l'acronimo di tomografia a emissione di positroni, è un metodo non invasivo per condurre studi di fisiologia e fisiopatologia sfruttando l'antimateria, che si è rivelato di grande utilità nella diagnosi dei tumori.